Siamo quindi pronti per il quarto raggruppamento, quello dei bassotti. Abbiamo un massimo di 9 razze presenti, 3 taglie per 3 tipi di pelo. Tutte razze di origine ovviamente tedesca, un unico standard di giudizio, dal piccolo Kaninchen che prende il nome del coniglio, che è la sua preda d'elezione, per cui circonferenza toracica inferiore ai 30 cm per poter entrare nella tana del coniglio, il nano tra i 30 e i 35 e lo standard superiore ai 35 per un peso di circa 9-10 kg. Abbiamo quindi 3 tipi di pelo, corto, lungo e duro, ma andiamo a conoscere i nostri bassotti. Giudice dall'Italia, lo accogliamo con un applauso e lo ringraziamo per essere qui con noi, Amedeo Bottero, a cui diamo il benvenuto. Eccoci quindi con i nostri bassotti, i migliori di razza della 56esima esposizione internazionale. Bassotto standard a pelo corto, bassotto standard a pelo duro, bassotto nano a pelo corto, bassotto nano a pelo lungo, bassotto Kaninchen a pelo corto, bassotto Kaninchen a pelo duro, a pelo corto e a pelo lungo. Applauso per i nostri splendidi bassotti, standard corto, standard duro, nano corto, nano lungo, nano duro, Kaninchen corto, Kaninchen lungo. L'unica taglia in cui abbiamo tutti e tre tipi di pelo è quella nana. Il nostro giudice, che aveva già visto nel pre-ring i soggetti, prego. Sì. Al terzo posto, bassotto standard a pelo duro. Al secondo posto mettiamo un po' di suspense, è un bassotto, ovviamente perché insomma siamo al quarto raggruppamento, a pelo corto, per cui ne abbiamo tre, di taglia compresa tra i 30 e i 35 centimetri, è il bassotto nano. Allora, diciamo, per decretare il vincitore, che in tutti gli altri bassotti questo colore prende il nome di rosso fulvo, in questa varietà di pelo prende il nome di foglia secca. È il bassotto nano a pelo duro.